Il gota del governo ad Ancona per Silvetti, comizio di Meloni, Salvini e Tajani in piazza Roma, la premier e i suoi due vice a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, città blindata. Omicidio Panzieri, altra seduta dal carcere di Ascoli, iniziata la perizia psichiatrica su Alessandrini, a Pesaro ha ucciso l'amico guidato a suo dire da alcune voci. Palazzone di Lido Tre Archi a fuoco, le fiamme partite dal vano contatori dove viveva un senza tetto, paura per una donna intossicata finita in ospedale. Sanità, Flavia Carla è il nuovo direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale. Recanatese, tutto vero, sei nei play-off dopo la penalità al Siena, giovedì sfida a Gubbio, calcio a 5 femminile, Falconara semifinale scudetto ad un passo, Lazio battuta 8-3, venerdì il match di ritorno. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione, il nostro TG Marche. In apertura lo avete sentito dai nostri titoli, la grande festa ad Ancona dove la campagna elettorale entra nel vivo, oggi attesi in città i big del centrodestra. Allora andiamo subito a collegarci con il nostro Ciro Montanari. A te Ciro. Grazie Jessica, in diretta da Piazza Roma ad Ancona, una Piazza Roma gremitissima in questo momento, come vedete dal palco sta parlando il ministro degli affari esteri Antonio Tajani, tra breve salirà sul palco il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e subito dopo Giorgia Meloni, che ancora non si è presentata qui ai simpatizzanti, alle tante persone che la stanno attendendo qui ad Ancona e dietro le quinte. Prima è intervenuto sul grande palco il presidente Acquaroli per salutare le tante persone che sono volute intervenire a questo appuntamento. C'è davvero una grandissima attesa, c'è davvero tantissima gente, grandissima attesa per quello che dirà Giorgia Meloni, tantissima gente è in attesa di questo appuntamento, di questo evento, dell'intervento del presidente del Consiglio. Da segnalare anche qualche contestazione qui a lato del palco da parte di un gruppetto non ben identificato. Noi attendiamo l'intervento di Giorgia Meloni. Intanto pochi istanti fa, mentre ora come vedete sta parlando il ministro Tajani, pochi minuti fa abbiamo sentito a margine proprio il ministro Tajani e il ministro Salvini. Sentiamo le loro interviste che abbiamo registrato. Daniele sarà il grande sindaco di Ancona. Siamo tutti qui perché vogliamo cambiare in questa città. Vogliamo un sindaco di centro-destra, vogliamo Daniele Silvetti, sindaco di Ancona. Vogliamo perché innanzitutto noi puntiamo sempre sulla competenza. Daniele è uno che è in grado di amministrare e ha dimostrato di saperlo fare bene. È stato uno straordinario presidente del Parco del Tonnello, quindi nessuna lezione di ambientalismo, noi abbiamo tutelato il parco nel modo migliore possibile e Daniele l'ha fatto in maniera straordinaria, come ha lavorato molto bene quando era in regione, quindi ha una grande esperienza amministrativa, ha una grande capacità per poter governare questa meravigliosa capitale delle Marche. Che vengo da ministro delle infrastrutture a portare impegni concreti, quindi su due temi in maniera particolare: il porto, che è vitale per la città, per lo sviluppo, per il lavoro, su cui si è fermi da anni. Stiamo lavorando col viceministro Dixi e vi posso dire che entro giugno, quindi entro la pausa estiva, inviterò al ministero sia il governatore che il presidente dell'autorità portuale che il nuovo sindaco di Ancona, perché stiamo lavorando a un progetto di sviluppo, di ampliamento, a un nuovo piano regolatore che...
E allora abbiamo ascoltato le parole dei vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il nostro Ciro Montanari continuerà naturalmente a seguire la diretta, laddove dovesse arrivare la premier Giorgia Meloni richiederemo di nuovo la linea. E noi nel frattempo però voltiamo pagina, siamo alla cronaca. È iniziata la perizia psichiatrica su Michael Alessandrini, reo confesso dell'omicidio di Pierpaolo Panzieri avvenuto a Pesaro lo scorso 20 febbraio. Finora ci sono state 3 sedute fiume nel carcere di Ascoli, dove Alessandrini, che a quanto pare sta rispondendo e collaborando con i periti, è rincluso. Sentiamo il servizio di Thomas Del Bianco. Michael Alessandrini ha avuto i primi incontri con il pool di psichiatri. Il trentenne pesarese, reo confesso dell'omicidio di Pierpaolo Panzieri, avrebbe collaborato con i periti, rispondendo alle loro domande, nelle prime 3 sedute che si sono tenute nel fine settimana nel carcere di Ascoli, dove Alessandrini è rinchiuso. Ogni seduta è durata diverse ore. La perizia psichiatrica è iniziata ripercorrendo la vita di Michael, la sua infanzia, i rapporti familiari. Non si sarebbe ancora parlato dell'omicidio, ma si procede per gradi e ci saranno altre sedute. Il collegio peritale, formato da 7 consulenti, nominato durante l'incidente probatorio presso il Tribunale di Pesaro, dovrà concludere l'esame entro il 30 giugno. La tappa successiva è prevista a Pesaro il 14 luglio davanti al GIP per l'esito. I consulenti devono valutare la capacità di intendere e di volere al momento dell'omicidio, la capacità processuale e l'eventuale pericolosità sociale. Un passaggio fondamentale che potrebbe condizionare tutto il procedimento. Se fosse dichiarata totalmente la sua incapacità di intendere di volere, ci sarà un non luogo a procedere e si opterà per una misura di sicurezza in una REMS. Alessandrini aveva riferito al giudice di aver adempiuto a una voce divina che in quel momento gli ha imposto di uccidere il povero Pierpaolo. Secondo quanto riferito da Michael al giudice, Panzieri e un altro gruppo di ragazzi avrebbero tenuto un atteggiamento verso una ragazza di nome Giulia inaccettabile per Alessandrini, il quale la riteneva indifesa e fragile, e avrebbe agito come giustiziere, aspetto già emerso nell'interrogatorio reso a Timi Zoara, una sorta di delirio mistico che ha armato la mano di Alessandrini. Ancora l'ampia pagina dedicata alla cronaca, un incendio è divampato nel primo pomeriggio a Lido Tre Arche, intossicata una donna residente nel palazzo. A prendere fuoco sarebbe stato il locale dei contatori dove viveva un senza tetto. Donatella Lappa. Un gran fumo nero si è alzato da una palazzina a Lido Tre Arche in via Piersanti Mattarella al primo piano di uno dei palazzi quando erano da poco passate le 15. Ad allertare i vigili del fuoco che sono subito accorsi sul posto sono stati alcuni residenti, ma una chiamata è giunta anche da 2 passanti che dalla propria auto hanno avvistato la nube nera alla base del caseggiato. A prendere fuoco sarebbe stato uno sgabuzzino al piano terra, il vano che ospita i contatori, dove da tempo alloggiava abusivamente un senza tetto straniero e tutti nella palazzina lo sapevano. Sulle cause del rogo sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco, ma potrebbe essersi trattato di una combustione sprigionatasi da quella che l'uomo usava anche come cucina, oltre che come riparo. Il 118, arrivato in via Mattarella con l'ambulanza e l'automedica, ha soccorso subito una donna, probabilmente l'occupante dell'appartamento sopra il locale che ha preso fuoco, che accusava problemi respiratori a causa delle esalazioni sprigionate dall'incendio, tanto da indurre i sanitari ad attivare l'elisoccorso, che però poi non ha caricato il ferito, perché stabilizzato sul posto le sue condizioni sono migliorate e non sarebbero gravi. Proprio stamattina nel gabinetto del sindaco di Fermo a Palazzo dei Priori si è tenuto un incontro tra i 3 primi cittadini di Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio e Fermo interessati dal problema del quartiere di Lido Tre Arche, i rappresentanti dei proprietari delle abitazioni del quartiere, amministratori di condominio ed alcuni rappresentanti dei residenti, che ha avuto al centro le occupazioni abusive alla base di molta della criminalità di Lido Tre Arche. Ennesimo incidente sul lavoro questa mattina alla cava Aros in zona Botontano di Cingoli. Un operaio di 42 anni è rimasto gravemente ferito ad una gamba dopo che è stata schiacciata dalla ruota di un escavatore. L'uomo sarebbe riuscito a liberarsi, ma una volta sul posto il personale sanitario del 118 ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale Torrette di Ancona. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco. Il 42enne ha riportato diverse fratture
fratture alla gamba, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Ci spostiamo ad Arquata del Tronto, dove dopo essere stata scongiurata in Parlamento sarebbe stata confermata anche per il prossimo anno la pluriclasse. A fare chiarezza è il commissario straordinario per il sisma Guido Castelli. Lo spettro pluriclasse aleggia su Arquata anche in vista del prossimo anno scolastico. Secondo quanto emerge dalle ultime disposizioni dell'Ufficio Scolastico Regionale, anche per il 2023-2024 sarebbe stato confermato l'accorpamento, nonostante che all'inizio dell'anno il Parlamento abbia approvato l'emendamento che consente di derogare al numero minimo per la formazione delle classi. A preoccuparsi sono i genitori che, insieme con le associazioni cittadine, a gran voce avevano chiesto la modifica delle norme ed il sindaco Michele Franchi, che aveva fatto appello ai parlamentari del Piceno e al commissario per il sisma Guido Castelli. Ed è proprio quest'ultimo a fare ora chiarezza. Si tratta di una facoltà degli uffici scolastici regionali che hanno le risorse per poter decidere di farlo. Non potevamo fare altrimenti perché la competenza, la Costituzione la assegna appunto al servizio scolastico. Questa regola vale per tutte le istituzioni che hanno avuto un edificio scolastico lesionato, quindi non è necessario che oggi siano lesionate le scuole in riferimento alle quali si chiede la deroga, vale per tutte quelle che hanno avuto anche questo problema. La legge approvata in Parlamento mette a disposizione le risorse necessarie per garantire le deroghe per i prossimi anni scolastici, fino al 2028-2029. Voglio fare chiarezza perché è il caso di Arquata. Ad Arquata, dove sembra confermata la pluriclasse, dobbiamo dire che è una scelta questa dell'Ufficio Scolastico Regionale, ma che rispetto a questa scelta è possibile sensibilizzare l'ufficio stesso dicendo: guardate, è possibile fare anche diversamente. A prescindere dal fatto che i ragazzi di Arquata oggi siano in un plesso nuovo, non c'entra nulla il fatto che l'edificio sia lesionato o meno, il tema è una facoltà che l'ufficio scolastico regionale deve esercitare sapendo che i soldi per evitare la pluriclasse sono comunque disponibili grazie all'intervento del governo. Siamo alla sanità, la giunta regionale ha conferito l'incarico di direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale delle Marche alla professoressa Flavia Carle, attualmente ordinaria di statistica medica e coordinatrice del Centro Interdipartimentale di Servizi di Epidemiologia, Biostatistica e Informatica Medica dell'Università Politecnica delle Marche. Subentra con mandato triennale ad Armando Marco Gozzini, nominato nel gennaio scorso alla direzione generale dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche. E a proposito di sanità, siamo alle parole dell'assessore Filippo Saltamartini, che parla e analizza i dati in calo rispetto ai contagi Covid nella nostra regione. Sentiamo. Sono passati mesi in cui si parla veramente poco di Covid, ma come stanno realmente le cose? Il tema del Covid è un tema che sì, è quasi stato nascosto, probabilmente con i volumi di vaccinazione che un anno fa, sembra un secolo fa, abbiamo operato. Un anno fa abbiamo somministrato da gennaio ad aprile 1 milione di dosi nella nostra regione, la terza dose. Nonostante la lunga fase di maggiore tranquillità con il netto calo di contagi Covid, l'assessore Saltamartini continua a tenere alta l'attenzione soprattutto verso le persone fragili. Io penso e ritengo che dobbiamo sempre fare attenzione soprattutto verso le persone più fragili. La mascherina indubbiamente è uno strumento che può aiutarci nel contatto con queste persone. Prevenire è sempre meglio che curare. Quindi è continuo l'invito a vaccinarsi ai fragili, non solo? Per quanto mi riguarda, io ripeto, ho una grande fiducia nella scienza, invito sempre a vaccinarsi, salvo evidentemente le controindicazioni che esistono per ciascuno di noi. Dopodiché, per chi non ritiene che il vaccino sia lo strumento idoneo, la Regione Marche ha sempre guardato alle migliori tecnologie farmacologiche e in quel senso siamo una regione che ha curato sin dall'inizio il Covid con gli anticorpi monoclonali e anche adesso con gli antivirali, per esempio il Paxlovid, che costa tantissimo ma è un farmaco che ha effetti immediati per chi dovesse contrarre il Covid e che è un farmaco che viene pienamente utilizzato al servizio sanitario della nostra regione, anche se ha dei costi particolarmente rilevanti. I numeri però sono in netto calo delle persone che si vaccinano? I numeri sono bassi, l'evoluzione sostanzialmente è un'evoluzione positiva, nel senso che la malattia pian piano sta lasciando il campo
ad un'influenza, dicono i medici, non particolarmente significativa, però dipende da chi contrae la patologia, nel senso che se uno già ha di suo altre malattie, condizioni di fragilità, di vecchiaia, io penso che bisogna essere sempre cauti e bisogna utilizzare la prevenzione del buon padre di famiglia, che è una regola di comportamento che vale sempre. Manca una settimana al voto per le amministrative. A Montegiorgio il sindaco uscente Michele Ortensi si ricandida per il secondo mandato, sostenuto dalla lista Progettiamo Montegiorgio. L'obiettivo è cogliere le opportunità dei fondi per la ricostruzione del PNRR. Sentiamo le sue parole. Le priorità sono davvero tante. A marzo abbiamo approvato ad esempio un programma opere pubbliche di 56 milioni di euro che contiene tantissimi interventi che sono in fase di ultimazione per quel che riguarda la progettazione, in alcuni casi addirittura siamo pronti con il bando di gara. Le opere principali sono relative alla realizzazione del nuovo polo scolastico, perché dovremo procedere per realizzare il secondo stralcio dopo aver fatto le opere di urbanizzazione nell'area in cui saranno destinate le nuove scuole, e ci sono tanti altri progetti pronti ad essere messi a terra: la risalita meccanizzata nel centro storico, il parco fluviale a Piane di Montegiorgio lungo il fiume Tenna, piuttosto che la realizzazione di una nuova struttura strategica che ospiterà uffici comunali e protezione civile nell'area dove abbiamo demolito il Palazzo Colonna, problema annoso dei piani di Montegiorgio, che era lì uno scheletro, un rudere da circa 60 anni. Con il nuovo polo scolastico che sorgerà a Croce di Via, bisognerà destinare a nuovi usi gli edifici che occupano le scuole per evitare una desertificazione del centro della città. L'edificio che ospita attualmente la scuola primaria qui a Montegiorgio Capoluogo sarà destinato alle associazioni montegiorgesi. L'edificio che ospita la scuola media diverrà sede del comune, e in quell'area potremo destinare anche sia l'archivio del comune, che attualmente sta nella vecchia sede in via Roma, sia l'archivio storico. E l'attuale palazzo qui dove siamo, il palazzo comunale, sarà destinato ad eventi culturali, mostre e ampliamento della biblioteca. Per quel che riguarda invece la scuola primaria di Piane di Montegiorgio, una parte sarà destinata all'utilizzo per alcune associazioni locali e l'altra parte sarà destinata agli anziani. Perché i cittadini dovrebbero votare per Michele Ortensi? Gli anni molto difficili, ma nonostante questo abbiamo realizzato tantissime cose sotto ogni punto di vista, abbiamo dato la massima attenzione alla persona, alla cura della persona, ai suoi bisogni, e soprattutto abbiamo programmato e progettato tantissime altre cose e ci sarà da fare per i prossimi 5-10 anni. E allora ci ha richiesto la linea ad Ancona il nostro Ciro Montanari, perché Ciro, dicelo tu. Di cose concrete, quindi di lavoro, di porti, di stipendi, di volte. Sì, grazie Jessica. Il ministro Salvini, che è sul palco, lo vedete alle mie spalle, ha appena detto che sta concludendo il suo intervento, quindi dovrebbe essere questione veramente di pochissimo, e poi salirà sul palco la premier Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio, attesissima da questa piazza per questa grande manifestazione nel centro di Ancona, in piazza Roma di Ancona, in corso ormai dal pomeriggio odierno, con tanti leader politici che sono saliti sul palco, tanti parlamentari, il presidente della Regione Marche e soprattutto tanti simpatizzanti che hanno affollato la centralissima piazza Roma di Ancona per questo appuntamento. Salvini ha appena detto, come ti ho ricordato, che salirà ora Giorgia Meloni, sta concludendo il suo intervento. Non so se tu hai la possibilità di mantenere la linea ancora per qualche istante, oppure se te la devo richiedere appena Giorgia Meloni sarà proprio ufficialmente sul palco di Ancona. Dimmi tu cosa preferisci. Possiamo restare in attesa, se è questione di minuti, caro Ciro. Intanto per riassumere, che aria tira anche tra le persone che sono presenti, se ci puoi raccontare, perché vediamo soltanto uno spaccato dell'ampia partecipazione, immagino che si respira in piazza Roma. Però, insomma, qual è stato il discorso finora più apprezzato, secondo te, che sei lì? Sembra rivoluzionario, però la cosa...
Va bene, allora ti richiedo la linea tra qualche istante, ok? Va bene. Beh, c'è evidentemente qualche problema, ma noi torneremo naturalmente in diretta, insomma, dal nostro Ciro Montanari e ci ricollegheremo a breve perché appunto, come lui stesso ci diceva, è atteso a breve l'arrivo di Giorgia Meloni. Per il momento, solo per il momento, cambiamo argomento, parliamo di crisi idrica con una notizia che va un po' in controtendenza. Attualmente infatti le dighe gestite dal consorzio di bonifica sono piene, a rassicurare gli agricoltori e il presidente Claudio Netti, che poi aggiunge non ci saranno altre tariffe in aumento. La neve caduta a fine inverno e le piogge dell'ultimo mese hanno sicuramente aiutato a riempire le dighe gestite dal consorzio di bonifica delle Marche, ovvero Mercatale sul fiume Foglia, quella di Castreccioni sul Musone, San Ruffino sul Tenna, Gerosa sull'Aso e il Rio Canale. A darne notizia è il presidente Claudio Netti, che spiega come quei livelli siano stati raggiunti però anche grazie ad una gestione più oculata della risorsa idrica. Abbiamo cingoli con circa 37 milioni di metri cubi d'acqua, Gerosa che ha 12 milioni di metri cubi d'acqua, Mercatale e San Ruffino che sono piene. Dopo la pausa invernale ora si è riaperta ufficialmente la stagione irrigua, che continuerà fino a ottobre, e la buona notizia è che anche in caso di siccità in estate gli agricoltori non dovrebbero avere problemi per irrigare i propri campi. Non ci saranno problematiche anche se le condizioni dovessero essere le peggiori, ripeto, però per i comprensori gestiti dal consorzio di bonifica. Problema diverso si potrà presentare per invece i territori non serviti dal consorzio di bonifica, e questo è quello che sta motivando il consorzio a progettare, come ho detto prima, soluzioni immediate per dare delle risposte immediate ad un problema che sta diventando veramente molto urgente: l'aumento del costo dell'energia elettrica, l'aumento del costo del gasolio. L'altro aspetto importante è che, nonostante i necessari ingenti investimenti, sia di forza lavoro che economici, il consorzio non ha applicato aumenti delle tariffe del servizio irriguo, decidendo così di sostenere i maggiori costi che si sono abbattuti sugli operatori e sulle loro famiglie. Diciamo che il consorzio si è strutturato molto con attività a favore di enti, regione in primis, ministeri, comuni. Queste attività hanno reso degli utili. Noi questi utili li abbiamo messi a disposizione del calmieramento dei prezzi agricoli. Noi dal 2001 abbiamo conservato il costo della irrigazione. Approvazione del bilancio 2022 in presenza per la Banca del Piceno, che ha registrato utili netti in grande crescita rispetto all'anno precedente. La Banca del Piceno ha approvato presso la sala convegni della sede di Castignano il bilancio 2022 con un risultato molto positivo, un utile netto di 9.860.000 euro, in considerevole aumento rispetto all'anno precedente. Abbiamo beneficiato un po' dell'aumento dei tassi di interesse, quindi un po' tutte le banche hanno nel 2022 prodotto risultati importanti. Per noi particolarmente significativo il risultato, perché siamo una banca del territorio e quindi raccogliamo risparmio sul territorio e lo reinvestiamo sul territorio. Inoltre la nostra presenza è anche massiccia nel sociale, e quindi produrre utili consistenti significa anche poi una maggiore presenza anche nel sociale. Il risultato è il frutto delle scelte del Consiglio d'amministrazione, che si sono tradotte in strategie complete, facendo della Banca del Piceno il primo istituto di credito cooperativo tra Marche e Abruzzo, con 6.000 soci e 23 filiali tra Civitanova Marche e Tortoreto Lido. Chiaramente noi anche oggi abbiamo una parte del nostro territorio che soffre, abbiamo filiali in zone che hanno subito il sisma del 2016, stanno subendo lo spopolamento, ma noi non abbandoniamo quei territori come magari stanno facendo altri istituti a livello nazionale. Non li abbandoniamo perché rientra nella nostra natura, nella nostra mission. È chiaro che poi
nostro, è importante sviluppare poi anche il nostro business in quei territori dove l'economia, insomma, ci permette di poter gestire al meglio tutta la nostra attività. Una grande festa per il ritorno in presenza con circa 400 soci che si sono ritrovati, oltre che per approvare il bilancio, anche per progettare il futuro della banca, del e per il territorio. Frana, alle gole dell'Infernaccio, nessun ferito fortunatamente sul posto, i carabinieri forestali. Intanto la zona è stata vietata alle escursioni dopo il bivio di San Leonardo. Una grossa frana ha interessato la gola dell'Infernaccio sui Monti Sibillini in provincia di Fermo. L'evento franoso è avvenuto venerdì, ma se ne è avuta notizia soltanto ieri. Sul luogo è intervenuta una pattuglia dei carabinieri forestali di Monte Monaco dopo la segnalazione da parte di un turista. I militari hanno notato che a circa 1800 metri di quota era avvenuto un distacco di roccia di grandi dimensioni da una parete verticale dal versante Capotenna, perpendicolare alla gola dell'Infernaccio. Le frane sono pressoché continue dopo il sisma dell'ottobre 2016 che ha provocato il distacco dal Monte Sibilla di una grande massa di roccia. Il comune di Montefortino ha vietato con ordinanza il transito anche ai pedoni oltre il bivio per l'eremo di San Leonardo. Per fortuna non ci sono stati danni a persone o cose. Visto il maltempo che ha caratterizzato la giornata di venerdì, non erano presenti molte persone. Ma solitamente le gole dell'Infernaccio, scavate dal fiume Tenna tra il Monte Priore e il Monte Sibilla, sono una tra le località più suggestive all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e sono meta di escursioni e passeggiate turistiche nel ferro. E allora interrompiamo per un momento il nostro servizio perché da Ancona Ciro Montanari ci richiede la linea. Ciro. Come ritenete che il governo stia lavorando? Perché il vostro giudizio è l'unico. Allora, grazie Jessica. È salita sul palco di Piazza Roma, sul grande palco di Piazza Roma, Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, la vedete alle mie spalle, ha iniziato a parlare. Allora io mi fermo, lascio live qualche istante per sentire cosa ha da dire al capoluogo di regione, alle Marche, al popolo di Ancona e tutti i sostenitori per questa grande giornata. Sentiamo. Dei tuoi desideri, insomma, delle cose che ti piacerebbe fare, giri tutto il mondo, passi da un palazzo all'altro, vedi tantissime cose, vivi tantissime esperienze, è molto pressante, è molto impegnativo e io a un certo punto devo tornare qua, devo tornare in mezzo alla gente, devo tornare a guardare negli occhi le persone per le quali sto facendo e stiamo facendo il lavoro che cerchiamo di fare. Quando noi quel 23 agosto scorso abbiamo deciso di aprire la campagna elettorale qui ad Ancona, lo abbiamo fatto per tributare il riconoscimento di una esperienza di governo del centrodestra a guida Fratelli d'Italia che ci stava dando grandi soddisfazioni. E quella esperienza era l'esperienza della Regione Marche guidata da Francesco Acquaroli. E io voglio salutare e ringraziare, perché il lavoro che Francesco e il centrodestra sono riusciti a imprimere in questa regione non era gestione del quotidiano, era una dimensione strategica di sviluppo per una regione nella quale la distanza tra le potenzialità e quello che davvero si aveva era siderale. Una regione messa al centro dell'Italia e pur tuttavia isolata, una regione che gode di bellezze straordinarie e che non aveva un marchio riconosciuto per quanto meritasse, una regione che per esempio sul turismo non riusciva a fare tutto quello che avrebbe potuto. Oggi, a distanza di qualche anno, quelle promesse che noi abbiamo fatto in quella campagna elettorale di rimettere al centro questa regione, di farle liberare le sue grandi potenzialità. Le Marche sono l'unica regione in Europa ad avere a pochi chilometri di distanza porto, interporto, aeroporto. Un hub potenziale della logistica strategico, eccezionale, eppure pensate, questi che c'erano stati prima, nessuno gli era mai venuto in mente, forse li potremmo collegare e lavorare per trasformare quello che è
inevitabilmente una opportunità strategica in qualcosa che possa portare ricchezza per questa regione. Oggi io sono fiera perché noi abbiamo lavorato soprattutto su questo, abbiamo lavorato sull'autostrada, abbiamo lavorato sull'aeroporto, lavoriamo sulla ferrovia, bisogna lavorare sul porto. Perché signori, il mare, l'abbiamo detto tante volte, è una delle più grandi infrastrutture delle quali l'Italia dispone, ma se noi ci comportiamo come se il mare non lo avessimo, è difficile che riusciamo a trasformare quella infrastruttura in ricchezza e posti di lavoro. Come si può fare? E allora Matteo lo ricordava, ma le risorse che abbiamo anche noi, anche con questo governo, costruendo una filiera che oggi consente alla regione di essere ancora più forte, perché c'è Bene, una allora visione che è unica. Abbiamo sentito la Presidente del Consiglio elogiare il governatore Acquaroli, elogiare le Marche per il lavoro che si sta facendo. Noi continueremo naturalmente a seguire il suo intervento, poi vi proporremo la sintesi, il contenuto nel corso dei prossimi telegiornali. Per il momento da Ancona è tutto, la linea torna alla redazione. A te Jessica. Grazie, grazie al nostro Ciro Montanari per il lavoro che sta svolgendo da questa mattina e che continuerà a svolgere anche nel corso di questa lunga giornata. Non si era davvero mai visto i vertici del centro-destra in una città per un solo candidato. A proposito di infrastrutture, lo avete sentito, la Premier Giorgia Meloni ha ricordato quanto fatto finora per le infrastrutture e ha puntato anche il porto come un obiettivo strategico per la città di Ancona. A proposito di infrastrutture, dicevo, tornando a quelle viarie, è stata la giornata di oggi una giornata di passione per gli automobilisti al confine tra Marche ed Abruzzo. Diverse auto sono rimaste incolonnate tra Martinsicuro e Porto d'Ascoli anche per mezz'ora, specie nelle ore di punta, colpa di lavori di asfaltatura portati avanti da ANAS Abruzzo in un punto strategico in cui già normalmente si registrano problemi nel deflusso della viabilità. Gli operai hanno cercato di finire tutto nel più breve tempo possibile, senza mai in verità chiudere la strada. Hanno continuato a grattare via il vecchio asfalto e a stendere quello nuovo con i mezzi che si muovevano attorno a loro. Il tutto fino alle ore 18, così domattina serviranno altre 2 o 3 ore per concludere l'opera e dunque potranno esserci altri disagi nella mattinata di martedì. Per il momento e solo per il momento noi ci fermiamo qui, ma torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva, il nostro TG Sport. Restate con noi.